Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Inizia oggi il calendario delle tribune elettorali su Rete 8, nelle quali si confronteranno, in vista delle regionali del prossimo 10 di marzo, i rappresentanti delle liste in competizione tra loro e a sostegno dei due candidati presidenti, Marco Marsiglio e Luciano D'Amico, che, vi dico subito, terranno il loro primo confronto proprio su Rete 8 insieme a Il Centro nella serata di venerdì. Oggi iniziamo a conoscere più da vicino le liste in competizione nella settimana. È protagonista la provincia di Teramo, quindi iniziamo a conoscere oggi sei candidati delle prime sei liste. Le altre sei le avremo ospite nei nostri studi domani sera alla stessa ora. Saluto e ringrazio dunque i candidati che hanno accolto il nostro invito. La nostra trasmissione, come sapete, è soggetta alla par condicio, quindi ci sarà una interruzione, un segnale sonoro dopo i primi 2 minuti e 30 di risposta alla mia domanda, che sarà la stessa per tutti e cinque. Faremo poi ovviamente alternare l'ordine di risposta nelle successive domande. Appunto, ringrazio tutti per essere intervenuti e li presentiamo man mano nel rispondere alla mia prima domanda, in modo che guadagniamo subito tempo. Il primo esponente candidato è diciamo un volto noto della politica regionale, perché per il Partito Democratico c'è con noi Sandro Mariani, che è stato già capogruppo, già consigliere regionale per 2 legislature. Ci presenta un po' questa sua nuova avventura a Palazzo dell'Emiciclo. Quali sono gli auspici del Partito Democratico e più in generale di questa lista di Teramo, che ha sempre, insomma, ottenuto buoni risultati alle precedenti regionali, oltre naturalmente alle aspettative sue personali, Mariani? Buonasera. Naturalmente ciò che il Partito Democratico, ma soprattutto appunto la coalizione di centrosinistra a guida professor Luciano D'Amico, si augura appunto che ci sia un Abruzzo diverso, un Abruzzo che abbia un'attenzione maggiore verso gli abruzzesi, che ci sia meno influenza laziale nella nostra regione, di riprenderci un po' quella che è la nostra identità di abruzzesi, perché appunto negli ultimi anni abbiamo visto veramente da parte del Presidente della Regione Marsiglio mettere poca passione e poco rispetto per i nostri territori. Questo non vuole essere un attacco qualunquista, perché la mia azione di opposizione insieme a quella dei colleghi si è caratterizzata in questi mesi, in questi anni, per diverse proposte, spesso soluzioni. Spesso in maniera responsabile abbiamo mantenuto il numero legale, spesso in maniera responsabile abbiamo individuato, trovato, cercato e ottenuto soluzioni a problemi degli abruzzesi che una maggioranza litigiosa e inadeguata spesso non ha saputo trovare. Grazie, grazie anche per i tempi a Sandro Mariani. Presentiamo il secondo candidato, che è peraltro anche lui un volto noto della politica, anche se è la sua prima esperienza da candidato alla regione. Diego Di Bonaventura, buonasera, già presidente della provincia di Teramo. Di Bonaventura, candidato per Fratelli d'Italia, che è poi la lista del partito di Marco Marsiglio. Nel teramano qual è il polso della situazione, qual è l'aria che tira Di Bonaventura per la sua candidatura e per questa prima fase di campagna elettorale? Buonasera a tutti, come già detto sono Diego Di Bonaventura, già sindaco di Notaresco, già presidente della provincia, e sono candidato con Marco Marsiglio. Ecco, prima di candidarmi, ecco, ho voluto capire che cosa, ecco, ha fatto il nostro governatore, ecco, e mi candido convintamente, perché con Marco Marsiglio io credo che la Regione Abruzzo, nel periodo peggiore della storia, ha fatto più di quello che poteva fare, e lo dico perché sono stato presidente della provincia in questo periodo qui e abbiamo messo in campo, ecco, con tutte le difficoltà che abbiamo vissuto, il Covid, le guerre, la mancanza di materiali, l'aumento dei prezzi, abbiamo messo in campo, ecco, risorse che hanno fatto bene alla nostra regione. Oggi è innegabile che con Marsiglio l'occupazione stabile è aumentata, ecco, è aumentato il turismo, perché nell'ultimo anno è aumentato dell'8%, ecco, i buoni risultati mi portano a candidarmi con Marco Marsiglio, che vincerà, perché io l'ho detto, è stato l'unico presidente della Regione Abruzzo che ha visitato 305 comuni,
l'ha fatto solamente lui, anche per dire la vicinanza al comune più piccolo della nostra regione. Ecco, è importante continuare perché, ecco, in questi anni abbiamo fatto tanto, nel senso anche sulle opere infrastrutturali che la nostra regione, ecco, non aveva messo più in campo da tanti anni. Io lo dico per la mia provincia, è stata finanziata la famosa Pedemontana, oggi l'Ascoli Mare e la Teramo Mare sarà collegata grazie ai finanziamenti che la regione ha messo in campo per la provincia. Da Floriano arriveremo fino a Casteldilama e sono importantissime le infrastrutture. Anche l'idea di aver rimesso in campo il raddoppio della 14 è, non so, è il punto più importante per una visione strategica di una regione Abruzzo, perché nessuno viene a investire, nessuno viene a fare investimenti senza, ecco, infrastrutture che possono garantire, ecco, il massimo sviluppo per il nostro territorio. Questo è quello che dobbiamo continuare a fare, perché l'ho detto anche poi in campo sanitario, ne parleremo, sono state fatte più cose di quello che si potevano fare nel momento peggiore della nostra storia. Grazie di Bonaventura. Il terzo candidato è Giovanni Cavallari, vice sindaco di Teramo, esponente della lista Abruzzo Insieme d'Amico Presidente, la cosiddetta lista degli amministratori o lista d'Amico. Lei è stato peraltro recentemente rieletto con ottimi risultati al comune di Teramo. Cosa l'ha portata a affrontare questa avventura di rappresentanza del suo territorio in Consiglio regionale? Grazie direttore, la devo correggere, non sono vice sindaco, sono assessore ai lavori pubblici. È stato vice sindaco? Sono stato vice sindaco nel precedente mandato di Gian Guido D'Alberto. Le motivazioni che mi hanno portato, che mi hanno indotto a candidarmi in regione, oltre, diciamo, alla tranquillità di avere un vero presidente della regione Abruzzo, una persona di altissimo spessore culturale, non solo culturale, ma un vero abruzzese che si candida e che conosce il territorio abruzzese in ogni sua parte, perché è nato nel Chietino, vive a Pescara ed è stato magnifico rettore dell'Università di Teramo e quindi non ha bisogno di visitare tutti i comuni della nostra regione, perché li conosce già, a differenza del presidente Marsiglio. Dico, il motivo per cui ho deciso di candidarmi è per esportare un progetto politico civico che è nato su Teramo, che ha fatto sì che la nostra amministrazione potesse essere rieletta al primo turno con un suffragio universale che non ha visto neanche la competizione con il concorrente. Una modalità, diciamo, operativa e sotto il profilo politico della rappresentanza civica che vede il comune di Teramo avere una percentuale molto alta. Altra cosa importante è quella che ovviamente le persone che hanno avuto come me un risultato importante sotto un profilo elettorale dovevano mettere il massimo contributo, perché questa proposta politica fatta di contenuti, fatta veramente di una progettualità che non si ricorda nella regione Abruzzo, con un programma elettorale importantissimo fatto, stilato dal presidente Luciano D'Amico, ci porterà sicuramente a vincere e a riprendere finalmente la regione, togliendo dalle mani del governo centrale, che in qualche modo interferisce e agisce sotto mentite spoglie nella gestione dell'attività regionale, quindi riportando un vero abruzzese, riportando la politica dove doveva stare. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente importanti come quelli della sanità, non voglio dire nulla perché è sotto gli occhi di tutti quello che sta capitando, le liste d'attesa, ma non solo la riorganizzazione sanitaria, sono problematiche che sono sotto gli occhi di tutti e che forse converrebbe anche evitare, però nello stesso tempo dico sarà uno dei problemi più importanti di questa campagna elettorale che andremo a trattare. Sicuramente ne parleremo nei prossimi giri di risposte. Alfonso Di Sabatino Martina, detto Dodo, lista Noi Moderati, peraltro protagonista nelle ultime ore anche di ricorsi che poi si sono risolti favorevolmente, quindi anche in provincia di Teramo avremo tutte e due le liste che presentano una parte di scudo crociato, però questa è la lista Noi Moderati che raccoglie anche qui esperienze molto vive sul territorio. Lei è da tanti anni, insomma, presenti in provincia di Teramo, questa volta, insomma, per la corsa alle regionali nutrite che tipo di aspettative con la lista e con la sua candidatura in particolare?
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito. La nostra attenzione è massima nei confronti del mondo dell'economia reale. Vogliamo riportare al centro quello che è la necessità di far ripartire il progetto di crescita di questa regione. Io sono espressione di un mondo che è quello dei professionisti e delle imprese. Faccio il commercialista da qualche anno, ho avuto insomma, da tanti lustri esperienza politica e credo sia necessario anche riportare una centralità per quello che è il primo tema, che è quello dell'economia reale, è quello dello sviluppo del territorio, senza il quale non c'è speranza per questi nostri, per queste nostre comunità. La lista è una lista variegata, composta da tanti uomini di buona volontà, e non entro nel merito di queste vicende, come dire, pseudo vicende giudiziarie che hanno riguardato il ricorso, perché la politica, per quanto mi riguarda, si fa sul campo e non si fa con dei ricorsi né con i tribunali. Credo che sia un atto di stile e di rispetto nei confronti delle nostre comunità. Quello che mi interessa invece è che ci sia una voglia di prosecuzione di un'attività svolta dal Presidente Marsilio, ma soprattutto ci sia la voglia di recuperare un deficit di rappresentanza che purtroppo in questi anni abbiamo vissuto nella nostra provincia. È vero che Marsilio ha fatto moltissimo per questa regione, non è sotto gli occhi di tutti, basti pensare al doppio delle risorse intercettate a livello di fondi strutturali comunitari, esattamente il doppio dell'era d'Alfonso, 1,17 miliardi circa, e questo testimonia come ci sia una capacità di attrazione che è frutto anche di una filiera. Non vedo nulla di male nell'essere non abruzzese, credo che sia anche tra l'altro per certi versi anche indicativo di un merito nell'essere capace di attrarre investimenti e nell'avere una filiera di rapporti e di relazioni che poi nella vita contano molto più di tanto altro. Ma quello che invece è importante è che la nostra provincia torni ad essere una provincia centrale, perché se è vero come è vero che i fondi sono arrivati, probabilmente ci bisognerebbe chiedere a chi ha rivestito questo ruolo negli anni passati che si è stati meno bravi nell'attrarre queste risorse, soprattutto su Teramo e sulla nostra provincia. E per questa ragione occorre autorevolezza, competenza, capacità, buonsenso, orgoglio, dignità, voglia di rappresentare con amore e con passione una comunità di persone che credo sia, non me ne vorranno le altre province d'Abruzzo, ma in assoluto sia la provincia più laboriosa e più produttiva della nostra regione. E questo ovviamente va traslato poi con un'attività di governo e con la capacità di intercedere nelle stanze che contano con persone che non abbiano neppure padroni, perché questo poi è il tema principale. L'autorevolezza e la storia delle persone devono essere garanti di questo tipo di ragionamento. Grazie. Candidato invece per la coalizione di Luciano D'Amico è Luciano Monticelli, già sindaco di Pineto, consigliere regionale, per la lista Riformisti e Civici, che racchiude un po' le esperienze socialiste e di Abruzzo Vivo, la componente regionale di Italia Viva, partito al quale lei è iscritto, di cui rappresenta un po' il leader in provincia di Teramo. Ecco, intanto qual è il valore aggiunto che la vostra lista propone all'interno della coalizione, perché Luciano Monticelli torna in campo per correre per la regione Abruzzo? Sì, grazie direttore. Oggi gli abruzzesi fortunatamente possono fare un raffronto tra quello che è stato il centro-sinistra di alcuni anni fa e il centro-destra ultimo della giunta guidata da Marsilio. Io credo che è sotto gli occhi di tutti la differenza di qualità degli interventi che sono stati messi in campo, la veridicità, la corposità degli interventi. Io vorrei ricordare anche coloro i quali mi hanno preceduto la questione del master plan, sulla questione della Teramo-Mare finanziata, la questione dell'ex manicomio di circa 22 milioni di euro destinati all'Università di Teramo, poi sottratti, adesso riesce in questi ultimi giorni con dichiarazioni che sono pronti a portare avanti queste opere pubbliche. Guarda, si parla dell'aeroporto di alcuni giorni fa, abbiamo visto le benne, le ruspe e le pale in mano agli amministratori regionali, ma Mariani sa quante attività propedeutiche sono state fatte con finanziamento per l'allungamento dell'aeroporto di Pescara. Perché mi candido? Perché c'è necessità, soprattutto dopo il vento del uno vale uno, di tutti quanti uguali, di tutti che sono possibilisti amministratori, di rimettere in campo un po' di esperienza, un po' di trasparenza amministrativa, di cui voglio ricordare con forza che se il presidente Luciano D'Amico sostiene che il trasporto pubblico locale ai cittadini abruzzesi
può essere fatto in maniera gratuita, perché i 16 milioni erogati come omnibus l'ultima seduta del Consiglio regionale equivalgono circa all'80% dell'incasso che hanno che ha la Regione sul trasporto pubblico locale. Quindi quando noi tocchiamo con mano argomenti importanti come quelle delle infrastrutture, io stesso sto portando avanti due progetti sulla cura del ferro e nella linea adriatica, un tratto di interramento delle città che va da Silvi, Pineto, Roseto e altro, e sul prolungamento della Teramo oltre rompere quella barriera che va a ricongiungersi con la Capitignano Lacri, una vecchia ferrovia del 1936. Ecco, questi sono argomenti che aiutano le aree interne, la voglia di dire agli abruzzesi siamo tutti sullo stesso livello. Qui si è parlato di sanità e mi auguro che ci torniamo prima, perché la sanità deve essere un patto federativo tra i cittadini, non ci può essere quello che può curarsi a Pescara e quello il quale invece abita a Valle Castellana che deve fare, anzi forse Valle Castellana è un esempio sbagliato perché c'è Ascoli vicino, ma ci sono delle aree interne in cui vedono la sanità molto lontana. Il 20% degli abruzzesi oggi attualmente non si cura. Grazie Luciano Monticelli. Paolo Vasanella, amministratore di Giuliano, consigliere comunale per la lista di Marsilio Presidente, che raccoglie in sé un po' tutte le esperienze sul territorio di amministratori di area di centrodestra che però scendono in campo per sostenere la rielezione di Marco Marsilio. Ecco, qual è lo spirito che l'ha spinta, anche perché diciamo a Giulianova si voterà anche per le comunali tra qualche mese, a scegliere questa strada della Regione Abruzzo? Vasanella. Bene, buonasera a tutti, grazie direttore. Io, per me è la primissima esperienza, questa è un'avventura regionale che io voglio vivere, tra virgolette, con la mia passione che mi ha sempre caratterizzato, che con la mia voglia di fare, con la mia coerenza con la quale ho sempre affrontato tutte le avventure elettorali che ho vissuto fino ad oggi. Io mi sono candidato per 5 legislature a Giulianova e sono stato per 5 volte eletto. Nell'ultima elezione con Costantini sindaco sono stato eletto anche presidente del Consiglio Comunale. È un'avventura che voglio vivere con l'entusiasmo che, anche se non è più data dalla mia età, ma è l'entusiasmo che mi porto dentro. Che mi porto dentro e che voglio, devo ringraziare qui il presidente Marsilio che mi ha voluto, mi ha cercato e mi ha detto di entrare a far parte di questo progetto civico. E ripeto, io voglio viverla con questa esperienza, la voglio vivere in modo concreto, con l'entusiasmo di un giovane che ha da dire ancora qualcosa in merito alla nostra realtà provinciale. Certamente il presidente Marsilio, come è stato detto, ora per il gioco delle parti quasi cerca di parlare, uno parla contro la realtà che gestisce oggi la nostra regione, per il gioco delle parti questo ci può stare, però comunque è molto evidente, sta sotto gli occhi di tutti, che il governatore Marsilio in questi anni ha fatto moltissimo per questa regione, è stato un governatore molto presente, è stato detto dall'amico Diego Di Bonaventura, che ha girato un po' tutti i comuni della nostra regione, e questo gli si deve. Sicuramente sono stati portati avanti degli obiettivi che sono stati anche raggiunti. È chiaro che molto si deve ancora fare, qualcosa evidentemente non è stato fatto con la competenza, con la volontà di portare a termine certi obiettivi. Sicuramente noi abbiamo la possibilità di poter continuare a vivere questa e a gestire questa regione, che di certo ha avuto negli anni passati anche è stato trattato molto male dalle cosiddette amministrazioni di centrosinistra. Quindi io sono pronto a cavalcare questa realtà, sono pronto a vivere questa esperienza e di certo metterò in campo tutto il mio sapere per quanto riguarda la gestione di questa provincia di Teramo,
che io amo e che io voglio cercare di custodire e implementare. Grazie. Grazie Vasanella, con lei abbiamo conosciuto un po' tutti i sei rappresentanti presenti nei nostri studi, ricordiamo che le altre sei liste saranno presenti domani sera. Tutti avete avuto un'esperienza amministrativa, lo avete appunto ribadito nel presentare il vostro curriculum, e una riflessione io la farei relativamente al territorio che voi andreste a rappresentare, quello dell'intera provincia di Teramo, perché ricordiamo la legge elettorale non è cambiata, si vota per circoscrizioni provinciali, si va in regione ovviamente in rappresentanza di un presidente, di una lista, di un partito, ma anche di un territorio, e quando si è eletti poi si cerca anche un po' di andare oltre le proprie bandiere di partito. Ecco, una riflessione io ve la chiedo sul ruolo della provincia di Teramo in ambito regionale, soprattutto cosa voi andreste a cambiare in questa dinamica che per ragioni demografiche per esempio ha comportato la soppressione di un collegio parlamentare unico per l'intera provincia. Ecco, più Teramo in regione un po' per tutti, vi chiedo, il primo a rispondere sarà Giovanni Cavallari in questo ordine. Sì, Teramo inteso, ovviamente è di Teramo città come territorio provinciale. Certo. Dico sicuramente, questo è l'obiettivo che credo ognuno di noi si prefigge, ovviamente di modificare quello che fino ad oggi è capitato, cioè nel senso che dobbiamo portare un po' più di teramanità all'interno del Consiglio dell'Emiciclo regionale e teramanità nel senso provinciale, riportare veramente un peso politico che in qualche modo è stato abbandonato. Noi abbiamo vissuto una sorta di isolamento voluto, studiato dall'attuale governo regionale, solo perché noi avevamo una colorazione diversa rispetto alla regione. Non abbiamo avuto finanziamenti, abbiamo avuto solamente atteggiamenti di contrasto. Una possibilità, una richiesta di commissariare un finanziamento regionale è stato uno degli aspetti più brutti che io possa ricordare in questo percorso politico fatto dalla Regione Abruzzo, e parlando con un dirigente della Regione Abruzzo mi disse che tecnicamente era la prima volta che si parlava di una cosa di questo tipo, ma veniva fatto in modo strumentale e puntuale politicamente per creare dei problemi al nostro comune. Questa è una cosa che non può accadere, non deve più accadere. Noi dobbiamo riportare un senso di civiltà, un senso di comunità che non può essere solo quella della provincia di Teramo, ma dobbiamo essere ovviamente una regione totalmente tutta unita, ma con una rappresentanza politica provinciale che deve servire a riequilibrare non solo gli aspetti prettamente amministrativi, ma anche gli aspetti politici. Il taglio che c'è stato sotto il profilo della rappresentanza al Parlamento del collegio su Teramo, così la grida vendetta è uno degli aspetti più importanti che vedrà la nostra provincia sicuramente essere sempre in difficoltà nella rappresentatività parlamentare, e questo è un altro di quegli aspetti che noi dobbiamo in qualche modo correggere più velocemente possibile. Ma non sono solamente gli aspetti di carattere di politica nazionale, ma sono prettamente, dobbiamo impegnarci per quella regionale, e questo è un altro di quelle cose che non possiamo fare a meno. C'è una problematica che riguarda il turismo locale, che riguarda l'erosione marina, che in qualche modo non è stato assolutamente centrato, non è stato capito. C'è una problematica che riguarda le aree interne, c'è una problematica sanitaria. Il nostro ospedale primeggiava per alcune tipologie di reparti, oggi ci vediamo questi reparti quasi soppressi rispetto ad altre province che in qualche modo hanno avuto dei rappresentanti che forse sono stati un po' più incisivi rispetto a tanti altri. Grazie. Sandro Mariani, lei ha incontrato il Partito Democratico, lei ha incontrato questo problema in varie fasi della sua avventura politica in Consiglio regionale, ricordiamo anche quella in cui Teramo era grande protagonista, almeno numericamente in giunta con Gianni Chiodi, poi c'è stato il periodo di D'Alfonso, adesso quello di Marsiglio. Ha sostenuto lei spesso il tema delle aree interne, una lista peraltro quella con cui è stato eletto l'ultima volta, espressione di questo mondo. Esiste un caso Teramo nella politica regionale, non senso nell'altro? Beh, innanzitutto esiste un caso Abruzzo, perché fare narrazione che è una provincia che sicuramente è stata ghettizzata, schiacciata un po' per incapacità di chi ha rappresentato nella maggioranza la nostra provincia, un po' per fare il dispetto a chi non la pensava come
il presidente Marsiglio, di questo ne abbiamo contezza, ma il tema è che non si è visto proprio l'Abruzzo sui tavoli nazionali. Adesso narrare il fatto che si sono attratti più fondi rispetto al governo D'Alfonso, si sono fatte più cose, di fatto io che sono un chirurgo veterinario sono molto pragmatico, sul campo non si è visto nulla. Perde la sfida Marsiglio con il sottoscritto, dove dissi che non avrei visto e non avremmo visto la posa della prima pietra per l'ospedale di Teramo. Perde la sfida sulla terza corsia A14, se non ricordo chi dei colleghi ha detto questo, ma forse non so se si riferiva a qualche altra regione, ma la terza corsia A14 è un'utopia, altra grande bugia. Perdiamo il collegamento Pescara-Roma, al di là delle promesse, si portano 3-4 leggi importanti, le uniche che abbiamo visto a fine legislatura, rete ospedaliera, legge urbanistica e tanto altro. C'è un gran pasticcio sotto gli occhi di tutti e concludo dicendo, visto che mi piace essere sintetico perché contro le cialtronerie che ho visto 5 anni c'è poco da dire e da ribadire, basti pensare che molti candidati del centro-destra dicono sono qui per rappresentare meglio la mia provincia. Questa è una frase più volte ripetuta in questi giorni da parte dei candidati di Marsiglio, quindi la dice lunga sul giudizio che c'è anche da parte di chi è costretto per opportunità o per ideologia a candidarsi col presidente Marsiglio. Allora lo chiediamo subito al prossimo candidato che è di centrodestra, Alfonso Di Sabatino Martina, è lì in questa competizione per rappresentare la sua provincia, come provocatoriamente afferma Mariani. Il collega Mariani è abile, è un uomo di lungo corso, io ho profondo rispetto della sua narrazione. È chiaro che chi si candida deve legittimamente giustificare il perché si candidi, ed è una, penso sia una cosa normale e anche se vogliamo banale. Io mi candido perché ritengo che ci sia necessità di una figura forte nella mia provincia. È chiaro che è una provincia che deve essere rappresentata sicuramente meglio, su questo penso di essere stato anche abbastanza netto. E non lo dico per convenienza, perché la politica per me è un'autentica passione, ringraziando Dio vivo il mio mestiere. Credo che invece sia necessario ridare una dignità a una provincia che, come dicevo in premessa, è una provincia che ha delle grandissime potenzialità. Qui siamo a Chieti, senza nulla togliere alla vostra provincia, alla provincia di Pescara e dell'Aquila, ma credo che la provincia di Teramo sia notoriamente una delle province che ha una maggiore industrializzazione, se facciamo salva la zona del Basso Sangro, la parte della zona di Atessa, e che è una provincia che per esempio sulle zone ZES ha avuto poco rispetto a quello che meritava, perché è una provincia che su 82 comuni ne ha avuti soltanto 14 inseriti, su questo si poteva fare di più, ma evidentemente non si può fare colpa di questo al presidente Marsiglio, che ha portato 1,8 miliardi di euro in questa provincia. Forse la colpa che dobbiamo dare è a chi invece ha rappresentato male in questi anni la provincia di Teramo, che notoriamente è una provincia negletta rispetto alle altre, che notoriamente è stretta tra una morsa che è quella demografica che rappresenta l'area metropolitana e quindi di Chieti Pescara e quella dell'Aquila, che beneficia di una innumerevole quantità di soldi derivanti dai fondi CIPE legati al sisma. E in questo la provincia di Teramo deve rialzare la testa, deve avere un riscatto, una dignità. È vero che la legge elettorale regionale presuppone una circoscrizionalità dei candidati e questo un po' penalizza anche la visione unitaria di Regione Abruzzo, ma è altrettanto vero che bisogna riequilibrare i territori, quindi su una provincia come Teramo necessita uno sforzo ulteriore, necessita una qualità ulteriore, necessita un'ambizione di tornare ad essere una provincia che abbia un rispetto. Noi per esempio su questo abbiamo fatto una proposta di costruire su Teramo, di mettere a Teramo un assessorato regionale, perché non capiamo perché sia impossibile farlo soltanto negli altri comuni della nostra provincia. Per esempio abbiamo sponsorizzato l'ipotesi di portare lì la sede regionale dell'Arta, non comprendiamo perché questo non si possa fare, cioè le province vivono anche di indotto, vivono anche di possibilità di nuova occupazione e questo deriva anche dalla possibilità di trasformare, di impiantare degli enti che diversamente sono delegati in altre province della nostra regione. Questi sono alcuni esempi, ma avremo modo di farne tanti altri. In campagna elettorale sarebbe auspicabile parlare di temi. Mi pare che insomma su questo ci sia una grande latitanza di molti miei colleghi. Grazie Di Sabatino. Luciano Monticelli, che in parte su questo tema aveva già risposto parlando un po' di situazioni passate e presenti sul territorio. Ecco, più Teramo inteso come provincia in regione, Luciano Monticelli, Riformisti e Civici. A me sinceramente questa frase non è mai piaciuta, perché ritengo che la Regione Abruzzo è un ente legislativo, in primis. È vero che si sta facendo una
un cambiamento storico su questa regione. A volte sembra più il sindaco della grande città Abruzzo invece di fare attività legislative. Io credo che noi dobbiamo riprendere quella linea di cui spesso dimentichiamo, che ci sono le leggi di settore. Le regalie a fine anno non vanno bene perché sminuiscono le competenze, sminuiscono il valore del legislatore regionale. A me non piace, perché io sono stato consigliere regionale ma mi sono occupato per tante deleghe dell'intero Abruzzo, e magari ci fosse stata quella riforma elettorale dove il sottoscritto candidato sarebbe dovuto andare anche a Civitella Alfedena a prendere il voto, perché questa è una regione in cui noi abbiamo la necessità, e non il segmento provincialismo che stancamente ritorna. Io assisto alcuni giorni le contraddizioni di questo centrodestra, perché si dice Teramo isolata, ma abbiamo su i candidati ribadiscono perché bisogna fare di più a Teramo. Bene, ma avete avuto un governo di centrodestra che era presidente della regione, che mai nella vita repubblicana si è visto una regionale, 5 assessori, abbiamo visto Marsiglio oggi, e vi lamentate che Teramo ha più bisogno. Ma certo che tutti hanno più bisogno di essere considerati, ma allora la contraddizione qual è? E quando mi si viene a dire che il presidente della regione ha visitato i 305 comuni, io vi posso dire che Luciano D'Alfonso ha visitato i 305 comuni e altre 7.000 frazioni, ma non è quello, non è l'atteggiamento che si deve avere. Quando si va a Roma c'era una bella espressione degli anni 80 che si diceva che si va col cappello in mano. Noi abbiamo avuto la forza, e se vogliamo parlare di reti infrastrutturali, soprattutto sulle reti TEN-T, che si andava a dialogare non solo a Roma ma anche a Bruxelles, perché lì le partite importanti, i dossier vengono spesi. Quando abbiamo portato i 77 progetti del Masterplan, il centrodestra sghignazzava in consiglio regionale, dicevano che erano tutte false. E guardate che cosa sta succedendo alla Fondo Val di Sangro, alle tante attività. Poi di colpo chi dice che Teramo deve contare di più, vengono sottratti 22 milioni per l'ex manicomio, e la Teramo Mare, mi chiedo che fine ha fatto, finanziati col governo Renzi dal Masterplan, cui furono firmati i provvedimenti all'Aquila. Grazie. Paolo Vasanella, ecco, chiedo anche a lei il punto di vista rispetto a questa dimensione generale, però anche rispetto alla rappresentanza di un territorio circoscrizionale. È innegabile che ogni candidato che si presta a vivere questa esperienza come candidato di una provincia come quella teramana, è chiaro che cerca di attrarre l'attenzione più sulla provincia teramana. Questo non vuol dire, perché non stiamo difendendo la nostra provincia, la stiamo difendendo perché è stata poco considerata, vuol dire che comunque bisogna continuare a tenere accese le intenzioni, le volontà di noi che facciamo politica su questa provincia, che secondo me non ha nulla da invidiare alle altre province abruzzesi. Teramo, la provincia di Teramo ha delle peculiarità che sono anche superiori, se vogliamo, a certe realtà della nostra regione. Ho avuto modo di essere presidente dell'ente porto di Giulianova, per 5 anni sono stato presidente dell'ente porto e ho sempre definito l'ente porto come un punto attrattivo della nostra provincia, tant'è che io ho parlato sempre ente porto della provincia di Teramo, e quindi su questo ho cercato di attrarre le attenzioni amministrative da parte della regione Abruzzo. Tanto si è fatto per questa provincia, certo che tanto si è fatto, ma tanto si deve ancora fare, certo che tanto ancora si deve fare. Perché? Perché le luci devono rimanere accese. Ora è chiaro che se ci mettiamo a fare un discorso di parte, un discorso di perché tu vuoi far tanto perché è stata considerata poco, no. Io dico e sostengo che questa provincia ha bisogno di essere considerata ancora di più rispetto a quello che è stata considerata, perché ha delle peculiarità che possono essere messe in gioco, ha delle valenze che magari altre province non hanno, e quindi ha bisogno di essere di avere quella giusta visibilità che altre province hanno in questa regione. Ripeto, io
sono un fan di questa mia provincia, perché la conosco, ho lavorato 43 anni in ospedale, quindi ho dei sentimenti particolari verso questa provincia e per la città che nella quale vivo e nella quale sono nato. Quindi io dico, mettiamo ancora più attenzione, ma questo non vuol dire perché non è stata attenzionata dal governatore Marsiglio. Il governatore Marsiglio tanto ha fatto, tant'è che l'ultima la notizia che apporterà a Giulianova, al porto della provincia di Teramo, porterà 18 milioni che serviranno per strutturare in via definitiva tutto quello che oggi manca alla realtà portuale della provincia di Teramo, che è stata considerata dal buon Luciano D'Alfonso un specchio d'acqua. Non ho mai usato la parola porto di Giulianova, ma uno specchio acqua. Bene. Grazie Vasanella. Chiude questa serie di interventi su un tema di cui ovviamente è consapevole, avendo fatto il presidente proprio di questa provincia in 4 degli ultimi 5 anni, con la giunta Marsiglio al governo in regione, e ora insomma, da un'altra postazione conta di seguire, suppongo, anche delle partite lasciate aperte. Non lo so, lo chiedo a Diego Di Bonaventura, Fratelli d'Italia. Eccoci. No, vabbè, i dati sono incontrovertibili, perché io capisco siamo in piena campagna elettorale, però il dato è, quanto dicevo, no? I fondi, non fondi, la filiera ha funzionato, perché l'accordo di 1 miliardo e 200 milioni di euro sono soldi che arrivano sul nostro Abruzzo, e quei soldi saranno destinati alla nostra provincia. Io ho fatto il presidente nei 4 anni, e lo ridico, nei 4 anni peggiori della storia economica, però è innegabile che grazie alle sinergie con il governo regionale e nazionale abbiamo messo a terra 80 milioni di euro. Io non so se vi ricordate, e lo dico ai cittadini che ci ascoltano, nel 2017 e 2018 come stavano le strade, le tante strade. 80 milioni di euro di interventi fatti sulle strade, tant'è che siamo arrivati a coprire circa il 60% delle strade, e ormai sono ancora altre strade da fare. Ne abbiamo lasciati, grazie ai soldi che abbiamo preso, altri 80 milioni di euro, tant'è che sono soldi tipo i progetti bandiera. Prendo un comune tipo Valle Castellana, e io lo dico ai cittadini di Valle Castellana che mi ascoltano, ne prendo uno per dire che era uno dei comuni più disastrati. Nel mio mandato abbiamo fatto 6 milioni di euro di interventi, e grazie al governo Marsiglio abbiamo messo altri 10 milioni di euro che adesso il presidente sta mettendo a sistema, sta facendo le opere, ed erano i progetti bandiera, i fondi di protezione civile. Lo dico, qui l'avete già iniziato a dire, ci sono per la nostra provincia 18 milioni di euro per il porto di Giulianova e altri 5 per Roseto e Martinsicuro, altri 10 milioni di euro per la tutela della nostra costa, ci sono, ecco, soldi per le infrastrutture, abbiamo finanziato, e io lo dico, in questi 5 anni, non in 100 anni, abbiamo fatto in 5 anni con il governo Marsiglio la pedemontana che collega la Teramo Ascoli da Floriano e Cambri, già fatto. E con soggetto attuatore che è l'ANAS, già in fase di progettazione, sarà realizzata. Ecco, ci sono stati tantissimi investimenti. La Teramo Mare, già fatto il progetto. C'è un problema che è qui, vi invito, perché se un'amministrazione, Comune di Roseto, quando andiamo nelle conferenze di servizi, dice va bene il tracciato e dopo diciamo non va bene, questo è tutto, ecco, dimostra tutta l'incongruenza che poi si ha nel gestire la cosa pubblica. Però anche lì la Teramo Mare sarà realizzata, abbiamo anche qui presentato un progetto esecutivo per la famosa panoramica che collega la 24 alla 14. Lo abbiamo detto prima, no? Si è riaperto il tavolo per il raddoppio della 14, qui dobbiamo avere una visione strategica per una regione che cresca. È cresciuto in questi 5 anni, nel momento peggiore crescerà nei 5 anni, perciò abbiamo bisogno di continuità e di stabilità. Grazie Di Bonaventura, con lei abbiamo concluso il secondo dei nostri giri, ci prendiamo una breve pausa ma torniamo subito per una nuova domanda da sottoporre ai 6 candidati. A tra poco.
Siamo tornati in studio, per chi si fosse messo in visione e in ascolto, stiamo incontrando i rappresentanti di 6 delle 12 liste in competizione alle regionali in provincia di Teramo, 6 a sostegno di ciascuno dei 2 candidati presidenti. Domani sera incontreremo le altre 6. Parliamo di un tema che avete già accennato rapidamente nei vostri primi interventi, ma che ovviamente necessita di un approfondimento, perché il tema principale della campagna elettorale regionale, investendo la gran parte, anzi quasi la totalità delle risorse della regione, la sanità. In provincia di Teramo si sono aperti vari fronti di confronto, anche di scontro, penso a quello sull'ospedale del capoluogo, la situazione degli altri nosocomi, quello di Giuliano e quello di Sant'Omero, e poi chiedo, oltre naturalmente a quello di Atri, e chiedo a voi anche il tema della mobilità passiva nei confronti di altre regioni. Come pensate sia in realtà ad oggi la situazione, e soprattutto nei prossimi 5 anni cosa farete voi, se eletti in consiglio, per cambiarla? Alfonso Di Sabatino Martina. Bene, allora ci sono 2 grandi temi che riguardano la sanità. Il primo è un tema di carattere economico. Un bilancio di una regione che occupa l'85% delle risorse della sanità determina drammaticamente l'assenza di prospettiva per una regione e per uno sviluppo della stessa. Quindi sicuramente occorre fare un grandissimo intervento che riguardi una spending review seria, concreta, che consenta una ottimizzazione dei costi, una riduzione del costo complessivo globale della sanità. Diversamente non c'è sviluppo per gli altri settori, intendo attività produttiva, agricoltura, trasporti e quant'altro. Per fare questo c'è bisogno di gente libera. La prima ricetta è gente libera, senza scheletri nell'armadio, che abbia una visione e che abbia il coraggio di sostenere battaglie anche impopolari, perché spesso la politica dimentica di dire no, bisogna avere il coraggio di dire no. Per fare questo, per esempio, partiamo da soggetti che abbiano le campagne elettorali pagate da se stessi, che è un primo elemento già di discrimine, no? Su questo bisogna essere chiari, altrimenti non si possono proporre soluzioni che siano in qualche modo drastiche. Non mi appassiona il tema di dove debba essere collocato l'ospedale. Io sono tra quelli che vuole che l'ospedale resti a Villa Mosca. Ho sempre avuto questa concezione e continuerò ad averla finché non mi convinceranno del contrario. Ma ritengo che l'ospedale non sia fatto dal contenitore, ma soprattutto dal contenuto, cioè dalla qualità dei primari, dalla qualità dei professionisti che vengono a essere contattati, perché è indubbio che la sanità abbia avuto purtroppo un decadimento rispetto al passato in termini di nomi e di capacità professionali. Teramo era un'eccellenza ai tempi della cardiochirurgia, della neurochirurgia, dell'oculistica, oggi non lo è più. E su questo sicuramente bisogna lavorare senza avere, ripeto, anime nere alle spalle. Da questo punto di vista poi c'è il secondo tema principale che riguarda la logica delle liste d'attesa. Sul tema delle liste d'attesa noi abbiamo proposto in questa campagna elettorale, nel mio opuscolo c'è una proposta dirompente, che è quella di aumentare l'utilizzo e la temporalità degli strumenti diagnostici che lavorano soltanto 6 ore al giorno e potrebbero fare 3 turni di 18 ore e soprattutto aumentare anche gli stipendi ai tecnici di radiologia per favorire lo straordinario. Questo cosa avrebbe questa misura? L'effetto di ridurre drasticamente l'utilizzo della sanità privata, che è un altro tema secondo me particolarmente assurdo, perché la sanità deve essere principalmente pubblica, poi il privato deve colmare quelle che sono delle situazioni di eccellenza che non vengono garantite dalla sanità privata, ma è incomprensibile come si debba fare per un intervento di colicisti, si vada a Villa Anna e non si faccia all'intervento all'ospedale di Teramo, che è un intervento di routine assolutamente fattibile in qualunque tipo di nosocomio. Grazie Giovanni Cavallari, ha seguito da vicino ovviamente la vicenda dell'ospedale di Teramo, che insomma nei mesi scorsi ha vissuto anche qualche scintilla eccessiva proprio con il presidente Marsiglia. A che punto è questo dossier? Intanto poi lei, se venisse eletto consigliere regionale, che tipo di soluzione andrebbe a portare a casa? Si è parlato tanto in questi mesi e si è cercato di buttare la palla sempre nel terreno del vicino, dando colpe che noi non avevamo, un finanziamento che non serviva neanche a poter fare un progetto di adeguamento strutturale del nosocomio di Villa Mosca. Si è parlato tanto di una mancanza di scelta, ma non è una mancanza di scelta, ma una mancanza di fondi che è tutta da addebitare
al presidente Marsiglio e alla politica regionale, perché questo è il dato. Come ho sentito prima, non è una questione di, secondo me, di contenitore, ma di contenuto. Fino ad oggi noi abbiamo detto che la scelta rimane Villa Mosca, perché Villa Mosca ovviamente è l'unica struttura che in qualche modo è presente, e che con quei finanziamenti, con quei pochi finanziamenti che il presidente Marsiglio non è riuscito ovviamente a garantire, non si può ragionare su una nuova struttura. Ovviamente tutto deve essere coerente con quello che si dice e con quello che si fa. Sinceramente il problema della sanità è un problema incredibile, sotto gli occhi di tutti. I cittadini abruzzesi, non solo teramani, vedono una difficoltà nel poter veramente raggiungere la sanità e i servizi resi alla sanità. Ci sono, per alcune tipologie di esami, tempi d'attesa che sono insostenibili, e nonostante tutte le attività messe in campo da questa regione, dalla ASL e da tutti gli esperti che sono stati nominati quali risolutori dei problemi dell'abbattimento delle tempistiche, non è stato risolto assolutamente nulla. Oggi ne abbiamo sentita un'altra ancora, che adesso saranno chiamati i cittadini attraverso una mail per capire, per spiegare le tempistiche tra un esame e un altro. Quindi il concetto del raggiungimento dell'obiettivo garantito ovviamente dalla Costituzione, che la sanità deve essere per tutti, attualmente non c'è, e questo è un grandissimo problema che si ripercuote sul livello che ogni singolo cittadino può raggiungere sotto un profilo sanitario. Cioè nessuno oggi può essere nella condizione di poter fare un esame in brevissimo tempo, specialmente anche quegli ammalati che devono, che tipo gli oncologici, che devono fare, hanno dei tempi strettissimi. Altro problema ancora è quello proprio a livello regionale, che a livello provinciale, dove le strutture periferiche di Atri e Sant'Omero sono state ovviamente, risentono delle riduzioni economiche e dell'attività messa in campo dalla regione, che in qualche modo fa togliere, diciamo, fa perdere ulteriori specializzazioni che ci abbiamo, come quella di Atri con l'oculistica e non solo l'oculistica. Grazie. Sandro Mariani aveva parlato di sanità anche in relazione ai suoi pronostici di cui parlava prima rispetto a tempistiche e promesse, ma si è trovato di fronte in uno degli ultimi consigli regionali anche questo piano di riordino della rete ospedaliera. Perché avete votato contro? Spieghiamogli all'abruzzese, quale sarebbe invece il vostro piano? Beh, innanzitutto, come ho detto, le grandi questioni che questa maggioranza ha voluto portare in consiglio regionale, quindi ha cercato di approvare, ha poi approvato facendo un gran papocchio, perché altro termine non c'è, sono cose che sono arrivate a fine legislatura. Immaginate voi quanto è importante appunto una rete ospedaliera che ha tenuto bloccato tutta la sanità regionale. Ma la rete ospedaliera è piena di falle, di incongruenze, penalizza molto i nosocomi periferici. Parlo da Giulianova, massacrata su tutti e sotto gli occhi di tutti, tre UOC in meno, tanti servizi in meno, così come Atri, ma così anche come l'ospedale di Terni. Ma non va meglio anche nelle altre province, perché manca la visione, che è cosa fondamentale nella sanità. Il problema di essere operati un tumore alla prostata dopo un anno e mezzo, due, nel frattempo il paziente rischia di avere metastasi e quindi da un intervento salvavita passa ad essere poi un intervento della speranza. Tolto questo aspetto, che purtroppo accade spesso, ne abbiamo spesso appunto registrato il problema sulla nostra provincia, sulla nostra regione, c'è una questione che il governo Marsiglio deve assolutamente fare col governo nazionale. Cioè va fatta una riforma universitaria seria, manca personale, va rivisto secondo me il sistema universitario, come si è detto anche negli ultimi tempi. Ormai mancano specialisti nel settore della medicina umana, ma anche in quella che mi riguarda della medicina veterinaria. Qualcosa non ha funzionato nel sistema di formazione universitario degli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo che ci sia anche da parte del governo Meloni, insieme al governo Marsiglio, una visione diversa. Non basta andare ad affrontare il fatto delle liste d'attesa, la mobilità passiva, tutti i problemi che sappiamo. Dobbiamo capire bene qual è il nostro progetto sanitario, non solo sotto il profilo dell'edilizia sanitaria, che anche qui promesse altro che il raddoppio della 14, collega di Bonaventura, non c'è nessun tavolo sulla 14. Io ho fatto diverse mail, diverse
interrogazioni, non c'è nessun tavolo sulla 14, non c'è nessuna idea di come si debba procedere sulla costruzione del nuovo ospedale a Teramo, visto che prima si è detto che avremmo acceso un mutuo, poi mi si scrive nell'allegato di bilancio che non sono previsti mutui per il prossimo triennio, quindi siamo veramente alle comiche. E il Pinocchio che scherzosamente ho condotto, ho portato, esposto in consiglio regionale, è la sintesi perfetta di questo consiglio regionale. Paolo Vasanella, lei faceva riferimento anche alla sua esperienza professionale di tanti anni all'interno di un ospedale, quindi può descrivere un po' la situazione che è stata narrata finora, anche quella che è nelle aspettative poi anche di un nuovo mandato per questa amministrazione regionale. Grazie, questa è una cosa che mi tocca particolarmente perché io ho lavorato 43 anni all'ospedale di Giulianova. E oggi ho vissuto fasi alternanti, tra virgolette, però ecco, sentir parlare oggi da un consigliere amico, Mariani, che la sanità è stata massacrata, usare questi termini, sentir parlare anche da professionisti, da medici, che i nostri ospedali sono diventati ospedaletti da campo, sentir parlare che la sanità... sta affondando la nostra sanità regionale e provinciale, sicuramente questo mi pesa, mi dà fastidio. Perché? Perché io, ripeto, io vorrei vedere sotto un'ottica diversa il tutto. Cioè, cominciamo a dire che gli errori sono stati fatti da tutte le realtà politiche, sia di centrosinistra che di centrodestra in questi anni. Io ho assistito anche durante la mia vita ospedaliera a ministri della sanità del PD che venivano sono venuti a Giulianova, tra virgolette, a rendere onori ad una sala operatoria, ad inaugurare una sala operatoria che nemmeno era stata in un certo senso preventivata la fattibilità di questa sala operatoria. Quindi voglio dire, oggi che ci si erge a paladini di questa realtà, dicendo che la nostra realtà appunto è una realtà che lascia molto tempo che trova per quanto riguarda la gestione, beh, questo a me dà fastidio. Allora io vorrei affrontare, caro direttore, questo aspetto in un modo diverso. Cominciamo col dire che gli errori li abbiamo fatti tutti, a cominciare dalla sinistra, perché qui nessuno si può ergere a un tore della situazione della sanità, della nostra sanità. Quindi dobbiamo cominciare a vedere gli ospedali, perché non era più pensabile che si potessero fare 4 chirurgie, 4 ostetricie, 4 rianimazioni. Cioè, noi dobbiamo cominciare a pensare che gli ospedali satellite, che sono quelli di Giulianova, Sant'Omero ed altri, hanno delle peculiarità. Allora, su queste peculiarità noi dobbiamo continuare, dobbiamo ragionare, dobbiamo far diventare positive queste situazioni e puntare su questo, ad andare avanti su questo. Magari, perché no? Perché ogni ospedale satellite presenta dei reparti che sono delle eccellenze, se vogliamo. Questo vale sia per Sant'Omero che per Adria che per Giulianova. Allora, non continuiamo sempre a dire, usare parole forti in merito alla sanità, ma continuiamo invece, vediamolo sotto un altro punto di vista, vediamo le cose positive che ci hanno e vediamo di implementare. Grazie. Queste cose e dare degli indirizzi di prelazione a tutte le parti dell'ospedale. Grazie. Di Bonaventura, lo stato di salute della sanità nella provincia di Teramo e soprattutto cosa di concreto si riuscirà a fare anche nei termini riguardanti le strutture del territorio, a partire dall'ospedale di Teramo, su cui insomma abbiamo già sentito qualche contestazione. No, ecco, parlare di sanità è sempre difficile, io dico sempre che è complicato e complesso, però ecco, gli aspetti sono diversi, perché qui sembra quasi, no, che in questi 5 anni sono nate liste d'attesa, in questi 5 anni sono le catastrofi. Io ricordo che le liste d'attesa sono un problema, sono da diversi anni, e anche 5 anni che non c'era il governo Marsiglio c'era lo stesso problema, e dobbiamo avere coscienza, vogliamo essere seri, che in questi 5 anni c'è stato un problema veramente serio, mondiale, che ha
creato maggiori problemi nella sanità, che è stato il Covid, perché in 2 anni c'è stato un fermo totale. Allora ricordiamoci che non uscivamo di casa, ricordiamoci che non si facevano prestazioni, ricordiamoci che le liste sono state ferme, bloccate e aumentate. Ok? Perché poi parlare qui, giustamente dobbiamo fare campagna elettorale e parlare alla pancia delle persone dicendo va tutto male, ma non è solo adesso, anzi a me sconvolge, perché se giustamente ho sentito il presidente D'Amico, no? Dire, fare, o sono venuti da Marte, è la prima volta che piombano sulla Terra e arrivano in Abruzzo, oppure dico io sono gli stessi che hanno governato 5 anni fa. Perciò ecco, sulle liste d'attesa è un impegno che io poi con i colleghi, se veniamo eletti, ecco, da gestire nei prossimi 24 mesi, ecco, dare risposte. Ecco, ci vuole coraggio perché abbiamo bisogno di scelte serie. Già il governo nazionale ha messo 3 miliardi, Mariani, già qui il consigliere, che è un esperto scafato, che da tanti anni è in regione, lo ha già detto con la filiera, 3 miliardi il governo Meloni ha messo per tutte le regioni per abbassare le liste di attesa, ecco, sono per tutte le regioni e non bastano, ecco, dobbiamo fare una scelta, togliere, come diceva il collega Dodo, dove serve meno e mettere i soldi su questo aspetto, perché è il primo impegno che ci dobbiamo prendere. Però dobbiamo dire un altro aspetto, che nei 5 anni, dove 2 anni siamo stati fermi, sono stati fermi perché è la prima volta che mi candido a consigliere, 2 anni che il governo è dovuto stare fermo, ha fatto anche tante cose, perché è innegabile, ci sono gli atti, 6.000 unità di personale sono stati assunti nei nostri presidi per la prima volta, tra medici, infermieri, 100 primari assunti per la prima volta nei 5 anni passati. Non c'era il Covid, non ci stavano le guerre, non c'era nulla, c'era Trump che non ha fatto una guerra, ok? Non c'era niente, sono stati assunti circa 100 unità di personale. E poi è innegabile, lo dico, che per la prima volta dopo 25 anni è stata approvata la rete ospedaliera. Che cosa comporta questo? Perché gli effetti non si vedono subito, perché già è cambiato l'approccio, c'è la sanità di prossimità, 200 ambulatori che arrivano, 200 camper ambulanti che arrivano su 200 comuni, okay? Le case di comunità, però ecco, sono cose messe in campo adesso per la teoria causa effetti, gli effetti li vediamo fra qualche giorno. 400 Grazie. Milioni di euro dalla filiera per l'edilizia sanitaria, ecco, dobbiamo, appena vinto, ci vuole maturità, l'ho detto prima, dobbiamo decidere con coraggio che cosa fare per costruire un ospedale nuovo, perché poi non ci possiamo lamentare che la nostra provincia viene depauperata, se noi non decidiamo è normale, allora, che i nostri soldi vanno a Chieti, all'Aquila e Pescara. Grazie Monticelli, è stato chiamato in causa anche il passato, insomma, sì, il tema delle liste d'attesa, della mobilità passiva, è un tema atavico, diciamo, un po' nell'amministrazione di questa regione, oppure insomma c'è una differenza di approccio tra il centrodestra e il centrosinistra, quello Guardate, che qui, gli elettori vorrebbero capire in questa campagna elettorale. Ma io invito domani mattina chi ci vede a fare una telefonata per qualsiasi diagnostica, vediamo i tempi. Qui si è dimenticato una cosa fondamentale: i 4/5 della gestione Luciano D'Alfonso la sanità era commissariata. E lo dimenticate tutti, dove noi in Consiglio regionale non abbiamo potuto produrre un atto, perché c'era la cosiddetta Balduzzi, l'altro non me lo ricordo, a Roma, che dava le legnate sul territorio. Io sono uno che ha pagato tantissimo a livello politico e di consenso la questione della chiusura del punto nascita di Atri, appunto voluto dalla gestione commissariale. Adesso però chi diceva che nel centrodestra Marsiglia avrebbe riaperto il punto nascita non è stato mai riaperto. Allora voglio essere più pratico. Ha ragione Vasanello quando dice che non dobbiamo massacrare quello che abbiamo, anche per il rispetto di chi ci opera, di chi ci lavora, per gli utenti. Però io vi ricordo, domattina fate una telefonata e chiedete un qualsiasi diagnostica, vedete i tempi da un anno e mezzo. Allora cosa bisogna fare? Io innanzitutto credo, sono stato sempre portatore di un interesse fondamentale che non tocca da vicino la vita del cittadino, ma per esempio dalla governance. Io non capisco perché bisogna continuare ad avere 4 ASL per ogni provincia. Io sono per l'ASL unica, per le riduzioni delle spese, per la gestione, per il comando, per la linea di comando, di cui ci deve essere un assessorato alla sanità, ma deve parlare con poche persone. Per quanto riguarda la questione Teramo, forse dimenticano i candidati che la gestione della sanità non è del comune,
la gestione della sanità è regionale, è la regione che decide. Tutta più il comune può agevolare o meno sulla dislocazione con varianti urbanistiche o quant'altro, ma è la regione che deve dare. Allora, che fine ha fatto i fondi dell'ex articolo 20, 200 milioni su Teramo? Ce lo chiediamo, non è il sindaco di Teramo o il sindaco di Atri o qualche altro sindaco dove è ubicato l'ospedale. È la regione che determina, è la regione che fa legge, non il comune. Dimettiamocelo in testa una volta per tutte, se poi dipendesse da me io avrei due opzioni. Non sono per rifare l'ospedale lì dove c'è, perché è proprio una questione... Come facciamo? Per alcuni anni dobbiamo chiudere quella struttura. Ma io addirittura, se avessi più coraggio, lo dico a me stesso, io riterrei che si dovesse fare all'uscita di Mociano un ospedale che sia provinciale per tutte, non più ormai dire questo è di Teramo, questo è di Viale Bovio o questo è di Atri, di Via Pannella, ma lasciamo, pensiamo alla sanità, perché poi ci andiamo a curare a Milano, andiamo a curarci fuori, all'estero, allora che senso ha 10 km in più o 10 km in meno? Grazie Monticelli. Entriamo adesso su un tema che investe direttamente la regione, perché c'è stata una legge regionale, un provvedimento inserito in uno degli ultimi consigli regionali last minute all'interno di una delibera legislativa che insomma ha fatto un po' discutere tutta la regione, quindi è un tema su cui voi stessi siete intervenuti più volte. Mi riferisco ovviamente alla riperimetrazione della riserva del Borsacchio. Su questo tema, anche un po' per fare il punto della situazione rispetto a quello che potrà avvenire, non so da parte del governo nazionale, ma comunque... immediatamente alla ripresa dell'attività legislativa regionale, vorrei capire un attimo come la pensate, ovviamente lo spiegherete ai vostri elettori. Iniziamo con Diego Di Bonaventura per Fratelli d'Italia, che ci racconta un po' il punto di vista su questa vicenda che è un po' in qualche modo diviso l'opinione pubblica. Eccoci, un tema che è uscito alla ribalta, ecco, sotto campagna elettorale, no? Io parlo da cittadino, qual era per me la percezione della riserva del Borsacchio? Per me, da cittadino della provincia di Teramo, la percezione della riserva del Borsacchio era la spiaggia, era il biotipo naturale che c'era lì tra il verde, okay, tutto il fratino, la tartaruga. No? È successo un casino, no? Perché dalla ripetizione qualcuno dice che è stata cancellata. No, quel tratto... che per noi era la riserva, per me cittadino, e penso come tanti cittadini che mi ascoltano, quel tratto non è stato cancellato, è stato riperimetrato, è stata abbassata, ecco, la soglia del parco che era riportata dalla strada, dalla ferrovia, alla spiaggia. Ed è successo tra comunicati una confusione enorme, e giustamente in campagna elettorale è stata presa come cavallo di battaglia per strappare un consenso. E poi parlo da presidente della provincia, lì ho scoperto che la riserva del Borsacchio invece arrivava fino a sopra la collina, i paesi, tant'è che venivano cittadini, agricoltori e cointeressati, mi dicevano: presidente, devi riabbassare, perché questi hanno sbagliato di notte, perché ci avevano detto che la riserva era di 30, 50 ettari, 200 ettari, perché la riserva è stata messa sempre di notte, okay? Tanti anni fa, è stata l'ultimo consiglio regionale è stata riperimetrata di notte e si sono scandalizzati, ma è stata anche lì messa di notte, tant'è che i cittadini ci dicono siamo stati ingannati, perché ci dissero che erano 30, 50, 200 ettari e di notte fu portata ai quasi 1000 ettari, e tant'è che da presidente molti mi chiedevano di riperimetrarla, e ho capito che quella riserva arrivava nelle colline. Io qui dico tanto casino per nulla, perché se non si voleva arrivare dove si è arrivati, bastava che il comune di Roseto, tant'è che ci sono state amministrazioni di centrosinistra, perché oggi tutti quanti centrosinistra, bastava che adottasse il PAN e questo problema non arrivava in consiglio regionale. Però giustamente una battaglia che si fa per strappare un consenso, io sono felice perché quella percezione che avevo io di riserva non è stata toccata, e lo dico ai cittadini che pensano che è stata cancellata, anche il mare è stato tolto, non è così, okay? Il mare sta giù,
tutta la riserva che io ho frequentato, ho vissuto, il fratino della tartaruga è lì intatta, ecco, è stata riperimetrata. Però appena dopo le elezioni, ma mi fa specie una cosa, ho sentito un sindaco candidato, non con noi ma con il centro-sinistra, che dice che della zona montana basta col parco, basta con i divieti. Allora qui vi dovete mettere d'accordo, o quel sindaco si candida con noi oppure non è vero le battaglie che fanno al parco, alla riserva del Borsacchio. Perciò dobbiamo essere seri, però se utilizziamo per prendere un voto, perché al mare diciamo sì alla riserva di 1000 metri, su in montagna c'è un video che gira, su in montagna dico basta, dobbiamo fare investimenti sul parco, costruire palazzi su in montagna. Allora è vera una cosa o è vera l'altra? Allora, Luciano Monticelli, intanto la riflessione giusta che faceva, che è condivisibile, che faceva Di Bonaventura, è che il Consiglio regionale non bisogna mai addormentarsi nemmeno per un minuto, perché lei che è stato consigliere regionale, Mariani lo sa benissimo, le cose principali avvengono di notte, quindi preparatevi a tanti caffè se doveste essere eletti, ma questo insomma lo conoscete. L'altra cosa che io volevo dire proprio rispetto, ecco, l'ho dimenticata in premessa, ma penso che tutti possiate esprimere la totale solidarietà nei confronti di chi quella riserva nella parte diciamo costiera la gestisce, per i danni che sono stati subiti da atti vandalici ripetutamente, l'ultima volta nel passato fine settimana. Al di là di questo però esiste un tema di scontro politico. Monticelli, lei ha anche fatto una conferenza stampa proprio all'indomani di questa scelta da parte della Regione Abruzzo. Guardi, io mi auguro che lei mi ricordi più come sindaco che ha realizzato il Parco Marino del Cerrano che un parco nazionale. Lo voglio ricordare perché capisco le tensioni che si hanno quando c'è un parco che nasce. Io ho ascoltato, quando abbiamo fatto questo iter, ho impiegato 7 anni per realizzare il Parco Marino del Cerrano, perché ritenevo che quella Torre di Cerrano, quell'area di dune, di quell'area, non parliamo sempre del fratino in maniera così dispregiativa, io capisco che a volte si fanno le battute, io avevo il centrodestra che mi dava addosso sulla questione del fratino, poi me lo sono ritrovato dopo molti anni a essere componente del CDA del Parco Marino, non ci credevano, però poi quando hanno visto la poltrona ci si sono seduti. Il parco ha un elemento fondamentale sul territorio, innanzitutto cos'è che non va del Consiglio regionale? E che non può essere un emendamento su una norma legislativa regionale o nazionale che voglia che sia, oppure regionale in questo caso, che venga depennata. Che c'era una riflessione da fare, che c'era una verifica da fare, nessuno lo mette in dubbio, perché anche a me sembra strano, non tanto sulla collina, perché la collina può essere anche un motivo di attrazione. Quando ho fatto il Parco Marino ho messo l'attività edificatoria a zero sulle colline, perché sembrava strano avere un parco marino e poi le colline prospicienti erano tutte insediate, c'era l'insediamento abitativo, quindi va preservato. Probabilmente bisognava ragionare di più, probabilmente quel PAN lo bisognava approvare, la responsabilità non so di chi sia, ma l'atto più brutto è che è stato che si cancella un qualcosa che comunque dà al territorio una valenza, una marca che tu puoi appendere, perché Roseto degli Abruzzi ha un parco. Ma queste scelte lo debbono fare gli enti locali, non con alle 2 di notte con un emendamento, neanche una proposta di legge, ma un emendamento sulla legge di bilancio, mi corregga Mariani se è così, e si cancella un atto che secondo me non fa bene neanche al centrodestra, perché poi si scatena tutta una situazione di chi pensa che quello è un atto per sviluppare alcune dinamiche urbanistiche. Ecco, io credo che vada ricondotto nella sovranità regionale, ma soprattutto nella sovranità locale. Sono gli enti locali e il comune di Roseto che deve decidere che cosa fare del parco del Borsacchio. Grazie, abbiamo sentito il confinante a sud da Vineto, il confinante a nord è Vasanella da Giulianova rispetto a quest'area protetta e soprattutto... Mi scusi, ma mi ero dimenticato una cosa. È vero che in Consiglio regionale abbiamo dovuto fare delle modifiche appunto proprio per Giulianova, perché c'erano degli errori, in quanto anche il depuratore rientrava dentro... Vasanella, ci dica lei insomma più o meno come sta la situazione, che conosce molto da vicino questo territorio. Grazie direttore, questa è una storia che è nata 20 anni fa all'incirca, con una perimetrazione
che fu fatta, che allora era intorno ai 40 ettari, poi con una, non si sa bene, con una delibera diventarono 110 ettari e poi con un cartografia è diventata 1100 ettari. Tutto questo è avvenuto in una notte di tanti anni fa, nel 2004 stiamo parlando, per cui è stata fatta questa, diciamo così, perimetrazione dei boschi enorme. Oggi è stato, si dà risalto molto al fatto che si vuole rivedere, tra virgolette, di riperimetrare questa, questa area del Borsacchi. E sta, questa cosa che è stata fatta sta gridando allo scandalo, come se tutto questo va fatto per avvantaggiare interessi privati o gli interessi di qualcuno. La regola principale per cui è stata ridotta un po' la problematica è quella che, secondo noi, secondo me almeno, certamente, la riperimetrazione giusta era quella che doveva essere inizialmente parlare di 30-40 ettari e quindi sulla fascia costiera che va appunto dal ferrovia e che interessa fino al mare praticamente. E lì sono state create, come diceva Monticelli, sono state create delle aree del Fratino per la protezione del Fratino. Proprio queste aree che noi abbiamo a Giulianova, queste aree, le vedo spesso incolte, le vedo spesso lasciate a se stesse, che non hanno dignità a livello estetico, a livello di funzionalità. E tutto questo viene fatto a ridosso di un'attività di gestione turistica con i quali molti chalet, molti imprenditori investono, sui quali molti imprenditori investono. Ora, limitarla lì avrebbe, secondo me, avrebbe un senso, ma ampliarla fino a portarla a 1100 euro, 1100 ettari, certamente è una cosa vasta, che in un certo senso crea dei problemi a chi in un certo senso in quelle zone non può più fare nulla, non può più costruire, aggiustare case colonne lì, cioè è mai stato fatto, quest'area dei Borsacchi è mai stata usata in questi 20 anni, è mai stato usata. Grazie. Le domande che noi ci poniamo sono queste. Grazie. Sandro Mariani, un altro aspetto che va aggiunto a questa storia è che dopo una mobilitazione da parte di cittadini, associazioni, comitati, raccolte di firme, il Consiglio regionale è tornato poi su questo argomento nell'ultima seduta, con un esito che è stato a questo punto penso inequivocabile circa il posizionamento politico su questo tema. Ecco, lei come crede che poi vada a finire questa storia, anche facendo riferimento a quelli che sono i risvolti di costituzionalità che sono stati eccepiti proprio in queste ore, mi pare, nei confronti, sollecitazioni nei confronti del governo sono arrivate dal WWF in particolare? Provo in pochi secondi a rispondere a tutti, così da anche recuperare un po' di tempo perduto. Allora, c'è un aspetto principale. Intanto voglio sottolineare che abbiamo ascoltato durante tutta la trasmissione una frase che è quasi una sorta di mantra, dove dice: ma avete governato voi, ma c'era il centro-sinistra. Ma guardate, non è che noi abbiamo governato comunque 15 anni, in 15 anni, 10 anni ha governato il centro-destra. Tra l'altro abbiamo assistito a Salvini e Giulianova che diceva faremo l'ospedale di primo livello, abbiamo assistito a un governo di centrodestra che ha detto cambieremo tutto, miglioreremo tutto, liste d'attesa e tanto altro. Il Covid è stata una grande tragedia, ma una grande opportunità sotto il profilo della mobilitazione economica e il fatto di aver mobilitato e smobilitato diverse risorse e anche unità di personale, quindi le cose diciamo come stanno chiaramente. Se poi uno si ricandida per dire ancora una volta la colpa è di quelli di prima, o sapete bene che alcune cose non si possono cambiare, allora chiediamo il voto in base a chi è più simpatico o chi è più abruzzese. Allora, detto questo, sul Borsacchio non si porta un provvedimento del genere, una legge manifesto di notte. Io in effetti sono uscito dicendo che lì c'era qualcosa che non mi quadrava, permettetemi di dire, forse
non sono nato ieri, quindi ho detto mi date gli emendamenti e mi date il tempo di leggerli, così voto coscientemente, altrimenti ve li votate voi. Ebbene, ho fatto. Secondo aspetto, si prova a mettere la pezza che è molto più piccola del buco, perché si dice no, ma adesso lo rivediamo, vediamo che si può fare. Tutto va nella direzione di quello che abbiamo detto noi, che è stata un'operazione fatta nella forma sbagliata. Nella sostanza discutiamo, vediamo se c'è da aggiustare qualcosa, correggere qualcosa. Io stesso sono colui che più volte è stato aperto a diverse soluzioni e al confronto, che fa sempre bene. Che cosa è giusto o sbagliato, collega di Bonaventura, su quel sindaco che dice meno parco in montagna? La verità dove sta? La verità sta in mezzo, che in montagna non si riesce più a far nulla, perché siamo veramente bloccati, incestati, a volte c'è il ridicolo, perché questo è il tema. La gente si rende conto che c'è del ridicolo, come sul Borsacchio la gente dice una cosa ben precisa, ve lo dice uno che sta in mezzo alla gente, dice ma sulla costa si è fatto un abuso sotto il profilo dell'edilizia a 360 gradi, in montagna invece non si riesce neanche più a aggiustare una baracca per le galline. Questo è il termine giusto. Allora sediamoci con responsabilità e troviamo le soluzioni giuste e facciamo capire alla gente che la politica sta qui per risolvere i problemi, non per crearli, a 360 gradi. Grazie. Giovanni Cavallari, nell'esperienza di amministratore comunale, ecco, questo è un tema che più in generale rappresenta quello che in Abruzzo è stato storicamente uno dei grandi temi su cui l'opinione pubblica si è divisa, e comunque anche le categorie e i portatori di interesse si sono divisi. La compatibilità delle attività produttive con la salvaguardia dell'ambiente. Ecco, su questo gli amministratori della lista Abruzzo Insieme d'Amico Presidente, che tipo di impronta daranno proprio alla luce della loro esperienza nelle varie realtà territoriali in questa campagna elettorale? Sì, diciamo che la nostra lista è sicuramente legata al programma elettorale del presidente Luciano D'Amico, che su questo aspetto del Borsacchio è stato ben esplicito, anzi è stato ben presente, ma qui c'è un problema di forma e di sostanza, direttore. Il problema più grande è proprio questo, è che non si può pensare di portare un emendamento in piena notte senza che i consiglieri regionali e senza che sia stato minimamente partecipato con i territori, con quei territori che in qualche modo si vedevano poi protagonisti di una riperimetrazione che in qualche modo andava veramente a tagliare, ad abolire un parco. Questo è il problema più grande. Le modalità con le quali è avvenuto, che rappresentano veramente uno sfregio, un attacco proprio violento a quella democrazia a cui noi siamo legati per tradizione e per natura, rispetto forse ad un atteggiamento abbastanza forte da parte di un centrodestra che in qualche modo ha voluto rappresentare forse i muscoli in un momento così difficile. Ma il problema qual è? Il problema è che poi i cittadini, la democrazia è venuta fuori e ovviamente adesso c'è la possibilità di andare a ridiscutere quello che si poteva fare prima, che non doveva essere fatto, che non doveva essere portato nelle modalità in cui è stato portato. Questo è stato il grande errore, questo è il problema. Dopo, ragionare sul fatto che 1.100 ettari di parco possono essere eccessivi e che in qualche modo vanno ad interferire sulle attività, sulle aziende agricole che ci sono, sul fatto che non ci possa essere uno sviluppo e che alcuni di questo parco, cioè che buona parte di questo parco non è proprio partito perché non si è stato fatto proprio nulla e quant'altro. Su questo ci sediamo, ci si può sedere, si ragiona come fare, ma facendo sempre partecipare democraticamente i territori che sono i protagonisti di quell'attività che ricade all'interno di un perimetro che è quello di Roseto degli Abruzzi e che nessuno poteva permettersi di non tenere minimamente in considerazione. L'aspetto invece del parco, o quantomeno delle attività produttive che si vanno ad inserire all'interno di un parco, è ovviamente un aspetto totalmente diverso, perché non è che possiamo ragionare totalmente nell'escludere quello che rappresenta il 70% di un introito regionale sotto il profilo turistico, perché anche su questo aspetto bisogna sedersi e avere il coraggio di prendere delle scelte, di fare delle scelte che possono andare incontro a quello che sono le richieste di un territorio rispetto alle esigenze
di un parco o di una zona che è stata ritenuta importante sotto, certo, il profilo ambientale. Grazie, vorrei chiudere proprio questo giro su questa domanda proprio con queste considerazioni di ordine generale con Alfonso Di Sabatino Martina, proprio perché noi moderati rappresenta un po' anche il cuore delle categorie professionali e produttive, insomma, nella sua collocazione, diciamo, anche sociale come lista, e quindi penso che viva in particolare questo tema del conflitto a volte con i lacci e lacciuoli non soltanto della burocrazia ma anche delle norme di tutela e di salvaguardia. Ecco, è possibile lavorare per una composizione di questi conflitti? La politica in fondo deve servire anche a questo, da questo punto di vista, in questa nuova consigliatura che scenario si aprirebbe? Ma lei, direttore, ha colto nel segno la compatibilità tra l'attività produttiva e la presenza antropica e ovviamente i vincoli legati alla salvaguardia dell'ambiente. Io credo che sul borsacchio mi trovo in grande assonanza con il collega Mariani e auspico che colleghi di questa caratura vengano eletti in consiglio, perché bisogna aprire anche un ponte di dialogo con chi ha nelle proprie corde la moderazione e la ragionevolezza. È un endorsement implicito all'amico Sandro, ma soprattutto mi leggo a lui su quello che è la fiera dell'ipocrisia. Su questa vicenda c'è una grande fiera dell'ipocrisia, un'ipocrisia che nasce dal comune di Roseto, che è inadempiente, è un comune sonnolento, dormiente, che ha aspettato una delibera, secondo me cosiddetta buccia di banana della nostra regione Abruzzo, che probabilmente sul tema poteva avere un atteggiamento molto più laico e anche più cauto. Credo che su questa vicenda ci siano tutte e due le componenti che insieme fanno un pasticcio, entrambe. Da un lato il comune, al quale è stata fatta una cortesia dalla regione non richiesta. La regione ha fatto probabilmente un emendamento che già come sua diciamo gestazione è un qualcosa di patologico, perché noi tutti sappiamo che gli emendamenti servono a correggere delle leggi e sono di per sé già estemporanei il più delle volte, quindi già di per sé la forma, che spesso è sostanza in politica, testimonia come questa vicenda sia stata gestita molto male. Io credo che invece non bisogna neppure però cadere nell'altra ipocrisia, che è l'ipocrisia della sinistra, secondo la quale ci sia una supremazia morale rispetto all'ambiente, ai diritti sociali, a temi che sembrano appannaggio esclusivo di una parte politica, ma non sono assolutamente di quella parte politica, o meglio, non sono solo di quella parte politica. E invece bisogna coniugare, come giustamente diceva lei, direttore, la possibilità di far lavorare delle persone, quindi creare occupazione, reddito, consumi e quindi sviluppo, e dall'altra di conciliarla con quella che è un tema legittimo della salvaguardia di un importante biotopo e di un importante parco naturale che per tutti noi riveste una valenza assolutamente, diciamo, esclusiva. Che poi ci sia ancora lì un'altra incongruenza legata al fatto come la montagna, da un lato si chiedano dei vincoli per una montagna che soffre e che vive lo spopolamento in maniera ormai disarmante, e dall'altro sulla costa, che sicuramente non ha bisogno di presenza antropica, addirittura si vogliono, diciamo, liberare ulteriormente la cementificazione, la possibilità di costruzione in un terreno che già di per sé ha valori immobiliari 10 volte superiori a quelli della montagna. È il paradosso di questa legge. Ecco perché sostengo che questa sia una norma da riformare e sulla quale si debba tornare con autorevolezza, attenzione e libertà di pensiero nella prossima consigliatura. Grazie, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio con altre domande, stavolta entreremo un po' più sui temi strettamente politici. Linea alla regia. Siamo tornati in studio per la parte conclusiva di questo incontro-confronto tra i candidati di 6 delle 12 liste che si sfidano alle regionali nella circoscrizione di Teramo. Come tradizione, come liturgia vuole di queste tribune elettorali, c'è solitamente l'appello al voto. Ovviamente il voto è ancora un po' lontano nella prospettiva, però bisogna ricordare che il 10 di marzo si vota per tutta la giornata, dalle 7 alle 23, e si vota, oltre che per il candidato presidente, appunto anche per una lista a lui collegata, e si può fare anche una doppia preferenza purché si tratti di candidati all'interno della stessa lista di genere diverso. Allora,
Sandro Mariani, Diego Di Bonaventura, Giovanni Cavallari, Alfonso Di Sabatino, Detto Dodo, Luciano Monticelli e Paolo Vasanella. È il momento dell'appello agli elettori, ma anche, visto appunto la fase di cui parlavo, di un giudizio su come sta andando questa campagna elettorale, che in realtà è partita già da tempo, perché Marsiglio è stato ricandidato già insomma, in pectore da mesi, e anche la candidatura di Luciano D'Amico è venuta fuori con un certo anticipo, anche prima delle festività di fine anno. Quindi la campagna elettorale organizzativamente ha avuto tutti i suoi presupposti per partire con tranquillità e serenità. Io vi chiedo intanto un giudizio sui toni e soprattutto su come voi imposterete questi giorni, questo mese di campagna elettorale nel rapporto con gli elettori per convincerli innanzitutto di andare a votare, perché questo è un tema anche alle regionali molto sentito. Il primo a parlarne sarà Luciano Monticelli della lista Riformisti e Civici. Ma io invito, come diceva lei, direttore, a votare, perché è importante. Non si può tenere a casa il 50% degli elettori, perché è una mancanza di responsabilità, perché i cittadini votano a noi, ma votano anche a loro stessi, per il loro futuro. E io sono convinto che Luciano D'Amico vincerà queste elezioni, perché abbiamo visto in questi anni, purtroppo gli ultimi anni, dove c'è una filiera politica. Io ricordo a tutti chi è stato eletto in regione Abruzzo, soprattutto nel Teramano. La Meloni è espressione del voto del Teramano, la Premier è stata candidata nel collegio Teramo-L'Aquila e quindi ha vinto elezioni, ma questa filiera non funziona, in quanto i tanti giovani, noi abbiamo, di questo questa sera non ne abbiamo parlato, la disoccupazione giovanile, ma soprattutto non più che stanno a casa, ma che addirittura vanno fuori, hanno ripreso la via dell'estero, del nord Italia. Noi dobbiamo recuperare queste nuove speranze. Noi diamo, come si dice, formazione a questi giovani, e poi dopo a 25 anni, a 23 anni, a 18 anni vanno via, perché qui non trovano più una risposta. Io credo che Luciano D'Amico, che conosce la materia dei giovani, soprattutto perché ha condotto e gestito l'università per molti anni, è docente di economia aziendale, quindi conosce a menadito quelle che sono le problematiche e gli sviluppi che bisogna farli. Io faccio campagna elettorale incontrando i cittadini, portando le mie proposte, ma voglio andare a fare la campagna elettorale sia sui social, sulle televisioni, va bene, ma quello che è stata un po' la forza dei partiti tradizionali della Prima Repubblica, andare casa per casa, contattarli, telefonarli, incontrarsi, discutere, perché quello è il bello della politica. Altrimenti vedo tanti 6x3 in giro per le nostre province, per le nostre strade. Io non credo che il cittadino possa votare solo perché c'è il 6x3. Io non ne metto, perché credo di fare anche, di rispettare anche un'etica sulle spese, sulla forzatura al cittadino di chiedergli per forza il voto. Io faccio la mia proposta politica con un candidato presidente eccellente, e se il cittadino lo ritiene opportuno, faccio una differenza tra quello che è stato il governo del centro-sinistra e quelli che sono stati gli ultimi anni del centro-destra, dove ognuno di noi va a fare la spesa, non è una responsabilità regionale, ci mancherebbe, ma troviamo ogni giorno sempre più difficoltà. È questo che credo che prima o poi i cittadini devono svegliarsi. 5 anni fa veniva il capitano a farsi selfie, dopo i selfie non li abbiamo più visti. Grazie Paolo Fasanella, come sta svolgendo questa tua campagna elettorale? Con l'entusiasmo che mi caratterizza. Io vorrei sottolineare due aspetti che ho ascoltato oggi qui con i colleghi aspiranti consiglieri regionali. Quando parliamo di certe tematiche, tipo la sanità, cominciamo a spogliarci di dosso di certe etichette che abbiamo dietro le spalle. Cominciamo a vederla con un'ottica un attimino diversa per affrontare le problematiche importanti come quella della sanità. Io ho colto, e questo gli devo dare atto all'amico Dodo, un aspetto che ha sottolineato, caro Dodo, quando hai parlato di ospedali e di mobilità passiva, e hai detto noi dovremmo cercare di far funzionare a livello di strumentazione radiologica e laboratoristica, farli lavorare H24, perché sono strumenti questi che hanno dei costi elevati,
per quanto riguarda lo strumento che va adoperato, per cui dovremo lavorare per questo, dobbiamo far cercare di limitare la mobilità passiva e quindi di limitare anche le spese nel farlo lavorare H24. L'ospedale di Teramo su certe tematiche, le sto vivendo io direttamente come paziente, già sta arrivando a questo. Ti parlo di radioterapia, ti parlo di TAC, ti parlo di esami diagnostici che hanno un costo elevato e stanno arrivando a questo, supportando dei turni gli infermieri, i tecnici e i medici molto pesanti, perché purtroppo c'è ancora carenza di personale e quindi questo sta accadendo questo. Quindi ti do atto di questo, di questa proposta che tu fai, io la sposo in pieno questa tua situazione. Poi ecco, abbassare anche i toni per quanto riguarda le diminuzio che si vogliono fare sulla sanità, quindi usare dei termini un po' più consueti, più abbordabili se vogliamo, non usare sempre quei paroloni come per scagliarci contro una realtà politica che magari delle responsabilità grosse non le ha, caro Mariani, come le potrebbe avere anche il tuo partito, che negli anni non è che abbia fatto passi da gigante. Quindi io cosa farò e mi avvio a chiudere questo mio intervento. Io quello che faccio, vado a casa della gente, li incontro, sento le loro esigenze, prendo appunti, cerco di dare concretezza alle loro richieste. A volte si chiede la luna nel pozzo, ma a volte i cittadini hanno bisogno anche di avere delle piccole risposte sulle quali dobbiamo essere puntuali. Piccole risposte vuol dire mettere una luce, mettere un lampione, otturare una buca in una strada. Piccole risposte che a volte il cittadino chiede e magari non viene data. Grazie. Diego Di Bonaventura, perché lei verrà eletto e perché Marco Marsiglio rivincerà queste elezioni? Allora, il presidente Marsiglio vincerà perché, l'ho detto all'inizio, ha lavorato a testa bassa, ecco, ha portato la sua conoscenza dei palazzi romani in Abruzzo, tant'è che sono arrivati 1 miliardo e 200 milioni dei fondi, ecco, di coesione degli FSC. Vincerà perché ci sono soldi per la tutela della costa, soldi per le strade, ha messo soldi per la sicurezza dei nostri fiumi. Ecco, vincerà perché ha dimostrato che ha la stoffa per sedere sui banchi del Consiglio regionale, perché per essere governatore devi già aver vissuto un'esperienza amministrativa importante e lui già lo ha fatto. Perché votare Diego? Ecco, perché mi candido sempre con una visione strategica del territorio, lavoro sempre con due binari, la visione strategica di un paese che cresce e l'ordinario e la cura del cittadino e del territorio. Il mio metodo è scientifico con le cose e amorevole con le persone. Ho fatto sempre così, ho sempre sognato di poter cambiare le cose. È stato così nel mio paese, quando dicevo di portare la famosa rivoluzione industriale, era il 2013, e nel mio paese, che era percepito come paese delle discariche, oggi è un paese attrattivo, tant'è che già due aziende sono arrivate nel mio territorio, abbiamo creato eventi che hanno rivalorizzato il nostro paese, perché sempre dico così, solo chi sogna realizza l'impossibile. Perciò mi metto a disposizione come prima volta a diventare consigliere regionale, facendo, ecco, sognando e portando a casa risultati importanti per il nostro paese. Ecco, non possiamo fermarci. Adesso è importante che il presidente Marsiglio rivinca, perché ci sono soldi per la nostra regione e per la nostra provincia. È importante che si vada avanti spediti senza fermarsi. Grazie. Gianni Cavallari, come sta impostando questa sua campagna elettorale e perché invece vincerà Luciano D'Amico? Ma Luciano D'Amico vincerà perché ovviamente ha la forza di una progettualità e la concretezza di una persona che nella sua storia ha portato sempre dei risultati. Pensiamo solamente a quando è stato nominato alla TUA, che una società decotta l'ha fatta tornare ad essere tra le società più importanti in Italia di trasporto pubblico. Il presidente D'Amico sarà
nuovo governatore della regione Abruzzo perché tutti i cittadini gli riconoscono qualità e capacità e anche perché è un vero abruzzese, differentemente dal governatore Marsiglio, che è stato catapultato nella nostra regione e che non conosce assolutamente il nostro territorio. Come sto impostando la mia campagna elettorale? La mia campagna elettorale è impostata come ho impostato quella comunale, con un'ampiezza ovviamente provinciale, perché il collegio è totalmente provinciale, ascoltando le persone, incontrando le persone con la concretezza, la correttezza, con la disponibilità di sempre, con l'affidabilità di una persona che ha fatto della sua storia un percorso non solo di vita ma anche un percorso di vita, sempre dalla stessa parte, non tralasciando mai nessuno e stando sempre a disposizione delle persone meno fortunate o quelle più bisognose. Partendo da questo presupposto, credo che il risultato che ci sarà il 10 marzo ovviamente ripagherà un impegno importante come quello che ho avuto in questi 20 anni della mia vita. Dodo Di Sabatino Martina, perché votare per Marco Marsiglio, per la lista Noi Moderati, e soprattutto che cifra rispetto anche al discorso proprio di un'area moderata può portare un buon risultato della sua lista e anche il suo personale? Votare Marco Marsiglio significa votare un presidente che ha fatto bene e che ha relazioni, che nella vita le relazioni contano e che ha capacità anche in termini amministrativi. Io credo che sia importante proseguire su questo solco anche alla luce del fatto che sia necessario poter ben spendere queste risorse e avere delle figure autorevoli e capaci in Consiglio regionale consentirà anche di meglio allocarle, soprattutto anche in chiave provinciale. E la narrazione secondo la quale Marsiglio sia un presidente romano lascio agli utenti e ai nostri amici che ci ascoltano sorridere insieme a me su questa, che insomma mi ricorda molto quando veniva detto a Luciano D'Alfonso che era un sindaco di Manoppello, poi a Pescara stravinto, quindi è di buon auspicio per la vittoria finale. Votare Noi Moderati significa dare una forza a una forza centrista che secondo me è fondamentale in questo percorso. È una forza che ha l'autorevolezza e la capacità di riequilibrare il centrodestra, di dare una visione anche più cattolica, popolare e liberale a quell'area e soprattutto ha l'ambizione di eleggere dei consiglieri regionali che abbiano in consiglio regionale anche una capacità di maggiore mediazione e di maggiore attitudine al dialogo. L'auspicio chiaramente è che questa forza si erga a un nuovo riequilibratore dell'area di centrodestra che nel passato ha avuto nelle forze centriste, nelle forze cattolico-liberale la maggioranza preponderante rispetto alle aree di destra, ma questo in un'ottica di serena collaborazione con le parti che questo centrodestra compongono, senza nulla togliere chiaramente ai partiti primari. La nostra è una scommessa, noi non cambiamo pelle per cambiare consenso. In questi giorni si assiste a una transumanza politica in cui molti elementi cambiano partito a ogni elezione. Noi siamo sempre stati lì, la mia è una storia chiara di matrice cattolico-liberale, erede di quella che è la tradizione democristiana, e in quell'ambito vogliamo continuare a essere con dignità, autorevolezza e un pizzico di competenza. Grazie. Sandro Mariani, a chiudere per la mia domanda, insomma, che aveva un po' introdotto il giro, potrebbe accadere, se le cose non cambieranno, che a eleggere il prossimo Presidente della Regione sia più o meno un 30% degli aventi diritto in questa Regione, perché l'astensionismo è altissimo, è stato anche nelle precedenti regionali e purtroppo sta anche alle politiche raggiungendo livelli da far riflettere molto sull'affezione dei cittadini alla politica. Quindi si tratta soprattutto di fare un appello al voto, oltre che naturalmente a votare per il Partito Democratico e a Sandro Mariani, a porsi seriamente questo problema di sfiducia che è nata con la politica in generale. Sì, innanzitutto volevo prima premettere che almeno il collega Di Sabatino, che non ho dubbi, ha ben in mente che cosa fa il consigliere regionale, non si occupa sicuramente di buche e di pali della luce, per fortuna fa programmazioni, deve legiferare, così ci auguriamo, è anche per questo che la gente non va a votare, quando percepisce che c'è casualità nella politica. Allora oggi chi si candida deve venire da un percorso, deve avere soprattutto un lavoro personale, perché questo è un altro tema,
deve aver dimostrato che nella vita privata qualcosa ha saputo fare, perché altrimenti siamo al qualunquismo, quello più becero, e la gente lo percepisce. Dall'altra parte, in 5 secondi valutare e vedere se per il futuro dei propri figli o per il proprio futuro o per il domani imminente noi affidiamo l'Abruzzo o vogliamo affidare l'Abruzzo a Luciano D'Amico o a Marco Marsiglio. I cittadini si fermano un attimo, si fermeranno un attimo a guardare i profili, chi sono e che cosa possono fare. Io l'appello che faccio è di andare a votare, l'appello che faccio a conclusione è quello di votare per D'Amico, con il quale io convintamente mi sono candidato per il futuro di mia figlia. Grazie, grazie a Mariani e a tutti gli altri candidati. Vi ricordo, domani sera alla stessa ora conosceremo i programmi che si confronteranno assieme ai candidati delle altre 6 liste nella circoscrizione provinciale di Teramo per le regionali del 10 marzo 2024. Grazie e arrivederci.